Allora, parlavamo di volti nuovi, abbiamo qui Eleonora che è in soggio da 6 mesi, che si è occupata di tutto quello che riguarda il discorso show, di cui parlavamo con il dottor Tavazzi, e in particolare degli show on air. Quindi Eleonora, raccontaci un po' meglio come funziona. Certo, posso anticiparvi che la prossima edizione sarà davvero speciale. Abbiamo dei grandi ritorni, degli hairstylist di fama mondiale, dei team di alta risonanza. Gli on air piacciono molto sia i brand che gli acconciatori, proprio per la loro formula un po' fashion. In realtà il teatro diventa quasi una sfilata di moda e non a caso la nostra regista è una delle più quotate della Milan Fashion Week. Allora, Eleonora, il dottor Tavazzi prima è stato assolutamente reticente, ci ha solo anticipato 2 o 3 cosine, ma non ci ha detto niente. Tu ci fai qualche Sì, sarà più anticipazione? buona allora. Abbiamo Angelo Seminara, che è un grande nome, ha appena ritirato il premio Hairdresser of the Year, Robert Cromins, showman per eccellenza, il team Toni & Guy, Cobella, insomma, poi di più non vi voglio dire perché sul sito internet troverete tutto il calendario Vabbè, allora dobbiamo proprio completo. strappargli tutte le notizie così al momento, va bene. Allora, abbiamo parlato di fashion, secondo te come incide la moda nel mondo dell'acconciatura? Beh, certamente il mondo della moda è strettamente collegato a quello degli acconciatori. Spesso gli hairstylist sono poi creativi delle sfilate di moda, quindi delle acconciature delle sfilate di moda. Quindi la contaminazione tra fashion and hair è molto forte, molto importante. Allora, adesso ti faccio una domanda un po' più impegnativa. Allora, io sono un parrucchiere, perché devo venire in Cosmoprof? Allora, perché a Cosmoprof parrucchiere puoi trovare sia i momenti di tendenza, quindi moda, ultimi tagli e ultime, insomma, novità sull'acconciatura, ma anche momenti di approfondimento professionale, quindi di approfondimento business. Noi stiamo organizzando un Air Forum, quindi ci saranno delle aziende che organizzeranno dei seminari dove l'acconciatore può trovare anche indicazioni su come migliorare il proprio business. Quindi diciamo che l'offerta è completa, in una giornata un acconciatore può soddisfare i propri bisogni di. Benissimo, allora ci vediamo lì a marzo. Certo, Buon ci lavoro. vediamo, grazie anche a voi, ciao.